il nostro ministro dell'ambiente, Alfonso Corrado Scania. Roberto, tocca a me. Tocca a te. Sì, non parto dal gemello più cattivo, ma insomma mi pare che, diciamo, che anche quello è specchio dei problemi che ci sono in Europa e rispetto ai quali noi potremmo cercare di dare un contributo. Parto da noi. Io vi ringrazio molto dell'invito, abbiamo una frequentazione molto continuata in Europa, ma abbiamo in questa fase anche una frequentazione necessariamente più ravvicinata in Italia. Io la reputo molto importante per l'Italia. A proposito delle notizie, oggi è arrivato Alfonso che fa, oltre che il vostro Presidente, anche il Ministro, hanno fatto una cosa molto giusta, molto utile, una riunione tra ministri delle sinistre, arcobaleno, e che hanno detto delle cose giuste per il governo, per il paese, rispetto, diciamo, a quello che sta accadendo, dalle pensioni al clima. Noi siamo impegnati in questo, cioè in un tentativo di unità che ha tutte le precondizioni necessarie e anche però l'esigenza. Partirei da qui, insomma, fatto politico. Siamo un'assemblea di Verdi in cui altre forze della sinistra si confrontano sull'Europa, perché non c'è dubbio che siamo a un livello di crisi, diciamo, e anche di cambiamento politico che chiede che questo processo vada avanti. La crisi dell'Europa, tutti i governi faticano in Europa, il nostro non va benissimo, però dentro un trend europeo, diciamo che il pendolo per cui si fatica a governare in questo quadro è molto, molto accentuato. È una fase nuova, quella che si apre col Partito Democratico. Diceva giustamente Pierre, introducendo, l'Europa non può essere una variante della globalizzazione. La globalizzazione ha un dominus che è il modello americano. Io non sono un anti-americano, sono uno che ragiona sul sistema americano. Non c'è dubbio che noi siamo di fronte a una proposta di americanizzazione che viene dal Partito Democratico. Abbiamo in Italia, lo dico a Pierre, la prima forma compiuta di superamento del modello politico, sociale e culturale del Novecento, che si realizza attraverso un partito di stampo americano che ci lancia una sfida. Non quello più cattivo, a proposito dei gemelli, sarà il Partito Democratico alla post-Bush, ma che ci sfida, nel senso che io immagino che il 14 di ottobre alle primarie ci sarà una milionata di persone che va a votare per Veltroni segretario di quel partito. E quindi diciamo, questo tema dell'americanizzazione della politica italiana, e che si proietterà in Europa, Pasqualina, perché questo dibattito su quali saranno le famiglie europee sarà intrecciato anche da questa americanizzazione. E credo che tutti dobbiamo in qualche modo fare i conti con questo. E allora propongo una scaletta, insomma, di ragionamento che parte da questo. L'importanza di questo processo di unità, in cui ciascuno poi ci tiene a mantenere anche un profilo identitario. Io non vengo qui a vendere la sinistra europea e penso contrariamente che, al contrario, anche che l'esperienza dei Verdi europei è un'esperienza fondamentale, penso che mettere insieme però sia ancora più importante per tutti quanti. E penso che noi possiamo giocare un ruolo in Italia, perché abbiamo una caratteristica, siamo tutti europeisti sociali, ambientali, ci metterei anche dei diritti, e questo è un fatto importante che ci consente, al di là del fatto che litighiamo su chi ha la responsabilità su questa situazione del trattato, ma insomma di avere una prospettiva in fuori. Io penso che innanzitutto noi possiamo utilmente avvicinare l'Italia all'Europa, lo dico, faccio un piccolo insertino, perché tra le cose da fare è anche questo. Io sono per portarcela l'Italia in Europa, perché Berlusconi non ce l'aveva portata, ce l'aveva allontanata, e proprio le questioni ambientali vanno in questa direzione. Cioè abbiamo il record europeo delle infrazioni, delle quali buona metà sono ambientali, e se andiamo a vedere le infrazioni ci troviamo tutte le lotte italiane, quelle che vengono chiamate di NIMBY, quelle su cui si dice che c'è un problema di legalità, e precisamente c'è un problema di legalità, perché tutti quei comitati lottano contro l'illegalità italiana in Europa, quelli contro gli inceneritori, contro l'alta velocità, contro le leggi europee non applicate in Italia. E se devo dire, spesso sono i settori confindustriali che chiedono una disobbedienza alle leggi europee. Mi capita a volte di considerare i disobbedienti nel nord-est obbedienti alle leggi europee e i disobbedienti veri, quelli di Confindustria, che mi chiedono di disobbedire alle leggi europee. Fuori di metafora, lo dico subito, dalla questione del CIP6,
che non è compatibile con le leggi europee. Qui c'è Loredana, con cui ci siamo impazziti per questa cosa, per cui in Italia di notte cambiano le finanziarie, c'è scritto invece che gli inceneritori, come si chiamava, là, realizzati diventavano autorizzati, eccetera, eccetera. All'alta velocità, su cui lo dico insieme a Monica, vigileremo con il commissario liberale alla concorrenza che non ci sia una regola europea sugli appalti, sulla direttiva dell'impatto ambientale, che non venga rispettata per dare soldi in propria a un progetto che non abbia la validità europea. Bene? E questo è utile. Ma naturalmente è utile anche cambiare l'Europa. Io penso che appunto un'Europa che sta in mano al fratello cattivo non funziona. E quindi c'è una crisi di questa Europa, perché appunto l'Europa non può essere una variante della globalizzazione liberista. E c'è un tema, questa Europa, l'hanno già detto Pasqualina, insomma funziona in una maniera un po' strana. Io faccio il parlamentare e non posso fare una proposta di legge, perché il livello decisionale è quello intergovernativo. Non ci stanno solo le grandi famiglie che si mettono insieme. Questo modello di mettere insieme i governi corrisponde precisamente a una debolezza della politica e della democrazia. Cioè c'è l'idea che siccome il sistema va per conto proprio, l'unico modo che ha per esistere la politica è stare nel governo e mettersi insieme il più possibile, perché altrimenti non ce la si fa. Ma poi c'è una pratica strana, per cui ritorno al fatto che dicevo, sono un parlamentare che non può fare una proposta di legge, posso emendare le proposte degli altri fino a quando gli altri sono intenzionati a farsi emendare. E succedono fatti scandalosi, Alfonso, come il fatto che gli italiani strappano al Parlamento europeo l'abbattimento della soglia di tolleranza degli OGM dentro le dittature che tedeschi e francesi avevano portato allo 0,9, un'iniziativa degli italiani lo porta allo 0,1, cioè a percentuale zero tecnico, e il Consiglio se ne frega e rimette lo 0,9, uno scandalo, ma uno scandalo della democrazia, perché non è possibile che io, parlamentare europeo, non conto nulla. E chiedo, anzi, noi faremo un'iniziativa per chiedere a Pottering di intervenire, ma credo che il governo italiano debba intervenire per sollevare alla Corte di Giustizia questo fatto, è inaccettabile. E allora questo problema è un problema serio. Perché non riguarda come funziona l'Europa, riguarda come funziona la democrazia in Europa e anche rispetto agli Stati nazionali. Perché io non posso fare io le direttive le fanno i governi e le fanno il Consiglio, che è intergovernativo, ma quelle direttive sono al 60% delle leggi derivate poi negli Stati nazionali. E per cui succede appunto che i governi si autonomizzano non solo rispetto al Parlamento europeo, ma anche rispetto ai Parlamenti nazionali. Non è vero che funziona così perché l'Europa è una confederazione di Stati sovrani. Alla faccia della sovranità degli Stati contano i governi e non i Parlamenti. E per cui, per stare ancora in politica, Padoa Schioppa si comporta così perché pensa di essere parte di quel sistema che costituzionalizza la Banca Europea al di sopra di qualsiasi regola democratica. E quindi, più che fare il ministro, fa un appendice appunto della Banca Europea attraverso il rapporto privilegiato con il commissario Almunia. E non si può fare così. E nella discussione della Costituzione, lo dico, c'è anche questo. Perché, ripeto una battuta che ho fatto altre volte, neanche la Costituzione sovietica aveva costituzionalizzato una teoria economica come quella del monetarismo. Ce l'hai comunque lo stesso. Appunto, e infatti ho perso anch'io, non c'è dubbio. Ce l'ho comunque. Per questo io penso che noi dobbiamo rilanciare precisamente un vero processo costituente di fronte appunto al mini trattato cui ci porta questa pratica intergovernativa, per cui ci terremo il liberismo e non avremo i diritti, e in un modo che però faccia irrompere, diciamo, anche quello che è il tema fondamentale per l'Europa, la democrazia e i diritti, precisamente. Perché adesso è inutile che ci rimpalliamo se il no francese, eccetera, eccetera. Io penso che qui stiamo. E dunque, a mio avviso, quel no interpretava un'esigenza di europeismo di sinistra, ma qui stiamo. Ci rassegniamo al mini trattato o rilanciamo un processo fondato precisamente sul ruolo dei parlamenti, sul ruolo dei movimenti e sulle i temi che fondano una Europa della democrazia e dei diritti? Io faccio quattro esempi. La questione della pace, perché appunto anche nella prima parte della Costituzione rimane l'articolo 41, per cui la difesa europea, anche quella, è intergovernativa e non passa per i parlamenti. E quindi se qualcuno decide di considerare lo scudo spaziale materia di difesa europea, lo fa attraverso la PESC, cioè attraverso la politica europea della difesa, e anche quella appunto non passa per i parlamenti. Se dobbiamo fare la lotta per non mandare nuovo materiale militare in Afghanistan, la possiamo fare con il voto del Parlamento. Sullo scudo rischiamo di non poterlo fare. E infatti D'Alema già si acconcia anche lui, diciamo, a interlocutore di Solana.
E poi una difesa extraterritoriale, cosa che saprete, e tra l'altro penso che faremo un'iniziativa su questo unitaria a settembre. C'è tutto il problema dell'ambiente, dove l'Europa fa cose importanti, il clima, io faccio il vicepresidente della Commissione Clima, anche lì attenzione però, perché c'è un'impostazione tutta nordica e tutta industrialista della fase iniziale, per cui parliamo solo di tecnologie industriali e di tecnologie energetiche. Io la cosa che pongo è l'Africa e le strategie di adattamento che contrastano quell'idea forte che c'è, per cui l'Africa ad esempio debba essere il luogo dove si fanno i biodiesel, i biocarburanti per sostituire la benzina per le macchine dell'Occidente attraverso l'uso massiccio dell'acqua, quel poco che c'è dell'Africa e degli OGM in Africa, perché questa è una delle ipotesi che c'è. Altra cosa è appunto invece considerare l'Africa punto di riferimento dal punto di vista proprio delle esigenze alimentari e anche lì per fare un ragionamento sui limiti di una politica, per esempio agricola, tutta fondata sulla logica del commercio, sia per quanto riguarda i soldi che noi diamo alle nostre esportazioni, ma anche per quanto riguarda il costringere quei paesi ad essere luogo di commercio prima ancora che luogo di soddisfazione del proprio bisogno alimentare. Penso alla questione del lavoro. Noi siamo impegnati in questa fase in una lotta sulla flexicurity, che lì è abbastanza straordinaria, perché il relatore era polacco, cattivissimo anche lui, c'è il testo che è uscito fuori in cui c'è scritto che il lavoro normale in Europa è quello stabile, sicuro e contrattualizzato. Perché vuol dire che quando vai con un'idea alternativa a quella della flexicurity e dici però stabiliamo prima qual è il lavoro normale in Europa, ce la fai, soprattutto se parti per tempo, organizzi un movimento, il sindacato e anche un'unità delle forze di sinistra. E poi c'è il tema dei diritti, lì l'Europa fa delle cose buone, ad esempio abbiamo condannato esplicitamente l'omofobia e io mi sono sentito europeo in piazza quando c'è stato il Gay Pride, lì sì c'era la mia Europa, l'Europa contro l'omofobia. E contemporaneamente vorrei ricordare la questione dei diritti dei migranti. Ecco, io penso che su questo noi, sinistra italiana, possiamo avere un ruolo importante anche da giocare in Europa. Io non chiedo a nessuno di venire al GUE. Non voglio andare nel gruppo verde, nel gruppo socialista, penso che quello che possa sembrare una difficoltà possa essere una straordinaria occasione, possa essere una straordinaria così. Il Partito Democratico ha il problema di fuoriuscire dalla sinistra e proverà a far uscire, fuoriuscire l'Europa da una identità di sinistra, perché pensa che appunto la sinistra non sia più utilizzabile. Io al contrario penso che precisamente la crisi in cui siamo è la crisi in cui ci conduce un'idea della democrazia non più socialmente connotata, che perde qualsiasi rapporto con i soggetti, siano essi i lavoratori, siano essi le generazioni future, che anche quelle non sono semplicemente l'I care di Walter Veltroni, che tra l'altro ho votato come sindaco, ma sono fatti di persone in carne ed ossa, di donne, ragazzini, africani oppure quelli che nascono qui da noi. Bene. Allora io penso che questa sinistra del futuro possa proprio trovare nel rapporto tra famiglie importanti come quella socialista, la mia, che definisco come volete, comunista, postcomunista, io sono ancora comunista, e quella verde, un elemento importante. La nostra unità in Europa potrebbe essere importante e questa potrebbe essere favorita anche dal modo in cui arriviamo nel prossimo Parlamento europeo, in cui non mi sentirei discutere nulla, compreso che ci arriviamo insieme, continuando a stare insieme anche in una situazione che ci veda articolati nelle famiglie europee a cui ci sentiamo di appartenere. Grazie. Bene, mi sembra che